Buonasera, benvenute e benvenuti a tutti a questo nuovo webinar promosso dal CESO e dall'Active Italia in collaborazione col Centro Regionale Toscano del Movimento Federalista Europeo, con il Parlamento Europeo e quest'oggi il Movimento Europeo Italia, l'Istituto Affari Internazionali e l'Associazione Il Mulino, per ragionare sul riflettere sul futuro dell'Europa a 35 anni dalla morte di Altiero Spinelli. Dal momento che proprio ieri cadeva l'anniversario della morte di Altiero Spinelli, uno dei grandi padri fondatori, abbiamo ritenuto importante in questa fase di avvio della conferenza sul futuro dell'Europa ragionare sul futuro dell'Europa alla luce dell'eredità di Spinelli, delle sue idee, delle sue azioni e di farlo insieme a quelle istituzioni che Spinelli ha fondato e contribuito a fondare, come appunto il Movimento Federalista Europeo, l'Istituto Affari Internazionali e il Mulino. Tre realtà assolutamente rilevanti del panorama politico e culturale italiano ed europeo, e insieme al gruppo Spinelli, che riunisce i parlamentari europei, le personalità e anche i parlamentari nazionali più impegnate nella battaglia federalista e che appunto si rifanno al pensiero e all'azione di Altiero Spinelli. Abbiamo quindi con noi Brando Benifei, presidente del gruppo Spinelli, Luisa Trumellini, segretaria generale del Movimento Federalista Europeo e Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo Italia, ma anche membro dell'associazione Il Mulino. Avrebbe dovuto essere con noi anche Nicoletta Pirozzi dell'Istituto Affari Internazionali, che si scusa, ma ha avuto un problema sanitario proprio pochi minuti fa che le impedisce di collegarsi con noi. Quindi senza ulteriori esitazioni io darei la parola a Brando Benifei prima dei videomessaggi di Luigi Di Maio, ministro degli esteri italiano, e David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Brando, a te la parola. Grazie mille Roberto, sono molto contento di questa opportunità per discutere insieme dell'attualità del pensiero di Spinelli a 35 anni dalla sua morte, in vista dei lavori che inizieranno nel vivo fra breve della conferenza sul futuro dell'Europa. Peraltro ascolteremo appunto David Sassoli e Luigi Di Maio, entrambi faranno parte, David ovviamente come Alto Patronato e Di Maio come uno dei componenti italiani della conferenza sul futuro dell'Europa, della plenaria istituzionale che si riunirà a giugno. Anch'io sarò per il lato del Parlamento europeo uno dei partecipanti. Ci sarà anche la società civile organizzata, di cui abbiamo anche qui oggi, per chi si batte anche proprio per la Federazione europea, una presenza importante. Saluto Luisa e Pier Virgilio. Io porto qui soltanto un saluto per via di altri impegni, non potrò partecipare al dibattito, ma ci tenevo e ringrazio Euractiv per questo lavoro di dibattito, di diffusione della discussione anche in un momento così, diciamo, decisivo. Come dicevo, inizia il percorso sulla conferenza sul futuro dell'Europa. Noi abbiamo lanciato come gruppo Spinelli, insieme anche alla Unione Europea dei Federalisti, insieme al Movimento Europeo Internazionale, un appello firmato da molte personalità, penso anche a alcuni leader politici italiani, Enrico Letta, Matteo Renzi, Giuseppe Conte l'hanno firmato, così come personalità di tutta Europa, Romano Prodi, lo cito fra tutti come personalità eminente dell'impegno europeo. Ma appunto esponenti dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, intellettuali e politici, per dare un messaggio chiaro, che la conferenza sia un appuntamento reale di proposta e di trasformazione poi conseguente delle istituzioni europee. Penso che Altiero Spinelli, che nel suo manifesto non ha, tornando a se vogliamo citare, se voglio dare questa suggestione, insomma, ripensando al manifesto di Ventotene che quest'anno fa 80 anni, abbiamo visto in quell'opera non un sogno, ma un progetto politico concreto, il progetto federale che penso oggi possa, grazie al lavoro portato avanti dalle organizzazioni che si sono battute in questi anni per la federazione e all'impegno di personalità come Altiero Spinelli, di cui oggi discuterete, che ha avuto una funzione
essenziale, propulsiva rispetto ai vari passaggi importanti, pensiamo anche solo all'attualità e all'influenza che ancora ha il progetto Spinelli sul nostro lavoro. Ecco, io penso che siamo arrivati oggi a causa anche di quello che è accaduto, della pandemia, e quindi alla reazione che è stata messa poi in campo, siamo arrivati a un momento decisivo. Se l'Unione Europea, l'Europa, può diventare un soggetto istituzionale, politico, degno delle sfide del mondo di oggi, in grado quindi di portare nel futuro, portare con possibilità di futuro il suo modello, che è politico ed è sociale, lo dico in queste ore in cui ci stiamo scontrando con un gravissimo incidente avvenuto, per usare un eufemismo, io lo direi, se devo essere ancora più franco, un atto di terrorismo che è avvenuto ai danni proprio dell'Europa da parte delle autorità bielorusse, e quindi rispetto a un nostro modello che è quello appunto di libertà, hanno fatto atterrare un aereo per arrestare un giornalista. Allora io dico, senza far perdere altro tempo, proprio questo modello di libertà politiche e civili, che è anche un modello sociale di cui si è discusso molto in queste settimane con i summit di Porto, se ne discuterà nella conferenza sul futuro dell'Europa, è qualcosa che, se noi vogliamo portare nel futuro, in un mondo che va in altra direzione, a partire dal crescere degli autoritarismi, abbiamo bisogno di costruire la Federazione Europea. E Altiero Spinelli ci ha dato, io credo, non solo col manifesto che ho ricordato, ma anche con le sue azioni da parlamentare europeo, da commissario, sicuramente ne parlerete anche oggi, un'attualità ancora delle sue battaglie, del suo pensiero, delle sue idee, che ancora vive, io credo, nelle battaglie che dovremo fare oggi per dare vita a una fase costituente per il futuro dell'Europa. Io penso che la plenaria della conferenza sul futuro dell'Europa dovrà occuparsi di questo, aprire un conflitto politico tra chi pensa che l'Unione possa essere aggiustata ai margini e chi pensa che serva un salto federale, che oggi ha la maturità di iniziare e costruire un percorso reale per realizzarlo. Quindi grazie per aver voluto, non solo oggi, ma con un lavoro che dura da tempo da parte di Euractiv, di approfondimento, di discussione su questi temi di Euractiv Italia. Quindi grazie a Castaldi e grazie a tutti quelli che hanno partecipato a queste iniziative. Continuiamo a discutere e anche a ispirarci al pensiero, alle parole, alle azioni di Altiero Spinelli, che sono state, per chi ci ascolta lo ascolterà anche meglio negli interventi poi successivi, sono state davvero importanti e per la storia dell'Europa, e per quanto mi riguarda ci ispirano anche come al gruppo Spinelli, che non a caso si ispira a lui e prende il suo nome per quelli che credono che possiamo costruire un'Europa più unita, più democratica, più forte con la Federazione Europea. Grazie. Grazie Brando. Effettivamente molte delle idee di Spinelli sono oggi entrate in dibattito e diventate in larga misura mainstream, come mostrano le grandi quantità e rilevanza delle adesioni all'appello per un'Europa federale, sovrana e democratica promossa dal gruppo Spinelli con l'Unione Europea dei Federalisti e il Movimento Europeo Internazionale. C'è forse una idea di Spinelli che ha più difficoltà ad essere accettata, ed è forse questa la sfida per il gruppo Spinelli da portare avanti, cioè l'idea che alla fine, per concludere il processo, per arrivare alla federazione, sia necessaria una qualche forma di un processo costituente democratico, e quindi sfruttare la conferenza in questo senso per avviare una profonda riforma dei trattati, ma avendo ben presente la necessità di un passaggio costituente per arrivare a una vera costituzione federale, è forse una delle eredità di Spinelli su cui ancora è importante riflettere. Io ringrazio Brando Benifei che ha voluto essere con noi nonostante. Grazie, a presto. Oggi, a testimonianza appunto della rilevanza del pensiero e dell'opera di Altiero Spinelli per il gruppo Spinelli e più in generale per il Parlamento Europeo. Chiederei alla regia di mandare ora in onda il videomessaggio del Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, che ha voluto così partecipare ai lavori di questo webinar, a testimonianza anche di quanto Spinelli abbia influenzato anche la politica europea dell'Italia per lungo molti decenni e ancora oggi.
5 anni dalla scomparsa di Altiero Spinelli, 80 anni dopo la redazione del Manifesto di Ventotene, gli Stati europei vivono di nuovo un momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo che sopraggiunge, così diverso da tutto quello che si era immaginato. Oggi abbiamo un'Europa unita e pacificata, eppure il progetto di integrazione si trova ad affrontare sfide inaspettate, cui rispondere ammodernando l'architettura sovranazionale europea, costruita anche grazie al pensiero di Spinelli. Malgrado le conquiste degli scorsi decenni, lo shock della Brexit e l'emergenza pandemica ci hanno ricordato che la solidità del comune edificio europeo esige una manutenzione costante per garantire sicurezza e benessere ai propri cittadini, specie nei momenti di difficoltà. È l'insegnamento di Spinelli che già nel 1960, intitolando un suo libro L'Europa non cade dal cielo, ci indicava profeticamente come la si debba costruire giorno dopo giorno. E non c'è dubbio che molto sia stato costruito in passato, anche in quello più recente. La risposta europea alla crisi pandemica ha reso evidente la considerevole capacità di reazione dell'Europa. Adesso bisogna ricondurre questo slancio emergenziale nella realizzazione di un progetto per il futuro del nostro continente, che coniughi in corretto equilibrio le istanze della cittadinanza, le esigenze degli Stati membri, le dinamiche politiche e le procedure decisionali delle istituzioni. Questa sarà la chiave per affrontare insieme con efficacia e da artefici del nostro destino le grandi questioni globali della contemporaneità. I primi 20 anni di questo millennio hanno visto sorgere nuovi equilibri, nuove esigenze, nuovi mezzi di comunicazione, nuovi media, nuove sfide e nuove minacce. A fronte di questi cambiamenti, l'Europa resta anzitutto condivisione di valori e di principi, cui deve ispirare la sua politica interna e internazionale, promuovendo la democrazia e lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia universale dei diritti umani. La conferenza sul futuro dell'Europa, avviata il 9 maggio scorso, costituisce una grande occasione per avvicinare i cittadini alle istituzioni e ai processi decisionali dell'Unione Europea, ma rappresenta anche un'occasione per riflettere su alcune politiche di frontiera dell'Unione, rispetto alle quali divisioni e frammentazioni non sono più tollerabili né convenienti per nessuno. Penso alla politica migratoria, che è oggetto del negoziato per un nuovo patto sulla migrazione e sull'asilo. Mi riferisco anche alla riflessione sul futuro della governance economica europea, alla politica fiscale comune, alle transizioni gemelle, verde e digitale, alla creazione di un'autentica unione della salute e ai progressi sul fronte del pilastro sociale europeo. Discutere di come far avanzare queste politiche rappresenta un'opportunità per elevare l'Europa all'altezza delle sfide che l'attendono. Significa permetterle di affrontare unita le difficoltà sulla base del principio di solidarietà e ripartizione degli oneri. È questa l'Europa che vogliamo protagonista del XXI secolo, un attore ambizioso e incisivo nel sistema internazionale che chiarisca gli ambiti e i vincoli della sua autonomia strategica. L'Italia sostiene un'interpretazione aperta di questa autonomia, rifuggendo da tentazioni protezionistiche, ma sostenendo un deciso rafforzamento della politica estera dell'Unione, anche nella condivisione di valori essenziali e nella convergenza di interessi con la più estesa comunità transatlantica. Al tempo stesso, riteniamo necessario attuare una politica industriale europea, una riforma delle regole di concorrenza, una transizione digitale, il completamento dell'unione dell'energia e la creazione di un'unione della salute. Il consolidamento del ruolo dell'Europa e dell'euro nel mondo dipende dalla tempestività con cui sapremo completare queste realizzazioni e riequilibrare l'ordine economico e commerciale internazionale in modo da renderlo free and fair, marginalizzando le pratiche scorrette e distorsive. Nel ringraziarvi per l'invito di oggi, concludo riprendendo ancora una volta le parole di Altiero Spinelli, parole che restano attuali anche nell'Europa di oggi. La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa, e lo sarà. Grazie a tutti. Nel suo intervento il ministro Di Maio ha individuato tutta una serie di temi relativi a settori in cui è importante l'avanzamento del processo
mi piace sottolineare che si tratta dell'unico ministro in carica tra le tante personalità che hanno aderito all'appello per un'Europa federale, sovrana e democratica, per i pochi ministri degli esteri in carica che ha firmato. Quindi ci aspettiamo che su questo impegno poi il ministro sia attivo anche all'interno della conferenza sul futuro dell'Europa, perché questa porti davvero ad avviare un processo di riforma organica dei trattati e avviare possibilmente un processo costituente. Chiederei quindi alla regia di far partire il videomessaggio di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, un'altra delle istituzioni cui Spinelli ha dato un grande contributo e su cui il suo segno è rimasto in maniera indelebile. Campi di concentramento nazisti, nelle carceri fasciste, che prese forma l'idea di nuova Europa unita di Altiero Spinelli, un'Europa libera, libera da guerre, dai nazionalismi, dal razzismo, da qualsiasi forma di istigazione all'odio e alla violenza. Oggi più che mai il suo pensiero risuona attuale, perché usciamo da questa crisi con la consapevolezza che il destino dell'Europa è nelle nostre mani, che è necessario il contributo di tutti per valorizzare quell'idea di cittadinanza solidale alla base della democrazia europea, che di fronte alle crisi nessuno è al riparo, ma che l'Europa può proteggerti. L'Unione Europea si costruisce dalle crisi. In questi mesi abbiamo fatto più di quanto non fosse mai stato fatto negli ultimi decenni, perché siamo consapevoli che il progetto europeo è il nostro orizzonte, perché viviamo in uno spazio che è un esempio di libertà, di democrazia, di rispetto dei valori fondamentali. Viviamo in un'Europa progressista, democratica, libera, in società aperte, che pongono al loro centro i diritti sociali, la cooperazione, la solidarietà tra i popoli. Recuperare la progettualità dei padri fondatori, declinarla secondo i paradigmi del presente. Questo è necessario naturalmente per interpretare i cambiamenti del nostro tempo e aprirsi alla complessità del mondo. Non solo oggi, ma sempre il ricordo di Altiero Spinelli deve richiamarci a quella prospettiva federalista, solidale, che ha posto le fondamenta della nostra Europa e che adesso ci incoraggia a fare di più, a fare meglio, per la costruzione di un'Unione Europea che non lasci indietro nessuno. Ecco, Altiero Spinelli nel Parlamento Europeo l'ha condotto nella battaglia per provare a preparare una Costituzione Europea, il progetto di Trattato di Unione Europea, il cosiddetto progetto Spinelli. Vedremo se questo Parlamento sarà in grado di riprendere quella battaglia dentro e dopo la conferenza sul futuro dell'Europa per arrivare davvero a un trattato, una Costituzione europea in grado di farci fare il salto federale. E su questo chiamerei in causa Pier Virgilio D'Astoli, che è presidente del Movimento Europeo Internazionale, membro dell'Associazione Mulino, ma che è stato anche uno dei più stretti collaboratori di Spinelli anche nella battaglia dentro al Parlamento Europeo che portò al progetto Spinelli, che, come ricordava anche Brando Benifei, ha poi influenzato tutta l'evoluzione dei trattati europei successivi, che in una certa misura hanno preso pezzi di quel progetto e li hanno inseriti dentro ai trattati. Virgilio, a te la parola. Grazie Roberto, grazie Euractive, grazie a tutti quelli che hanno e a tutte quelle che hanno contribuito a questa iniziativa. Ieri abbiamo ricordato Altiero Spinelli a 35 anni dalla sua scomparsa. Altiero è scomparso il 23 maggio mattina alle 8:20 dopo una lunga malattia, che però non gli ha impedito, nonostante la lunga malattia, di essere attivo e deciso e presente, fortemente presente, con una forte volontà nel Parlamento europeo, sia nel primo Parlamento eletto dal 79 all'84, che anche nella parte che del secondo Parlamento dall'84 all'86, quando è scomparso. Ieri ero a Bruxelles e abbiamo fatto una piccola maratona con un gruppo di amici che avevano conosciuto Spinelli in varie occasioni, perché a Bruxelles ci sono due luoghi relativamente significativi, dico relativamente, diciamo con un'espressione un po' un understatement. Il primo è il luogo nel quale Spinelli ha vissuto come commissario europeo. E vale la pena ricordare anche il ruolo svolto da Spinelli come commissario, perché fra l'altro, per chi ha avuto occasione di leggere i suoi diari, gli diari dal 70 al 76, può in qualche modo verificare in che misura
Altiero Spinelli e nel suo ruolo di commissario si è occupato non soltanto di portare avanti lo sviluppo di alcune politiche comuni che oggi sono al centro della, dell'Unione Europea. Pensate che per esempio la politica della ricerca, la politica industriale o anche la politica cultura e dell'ambiente sono state lanciate da Spinelli in quanto commissario. Però poi Spinelli ha cercato, ma in questo non, naturalmente tenuto conto del ruolo della commissione di allora, non è riuscito in questo intento di spingere nella direzione appunto ancora lì dell'Europa federale. E nella casa che da lui vissuta dal 70 al 76 a Bruxelles aveva messo in piedi una sorta di piccolo gruppo di riflessione di varie persone che poi dopo il suo ruolo di commissario europeo hanno continuato comunque a svolgere un ruolo nelle istituzioni e anche al di fuori delle istituzioni. Poi dalla casa di Spinelli a Boileau siamo passati a un luogo ancora più significativo che vale la pena di ricordare, cioè il palazzo principale del Parlamento europeo, che non a caso si chiama Vatimà Spinelli, è il palazzo nel quale ci sono gli uffici dei parlamentari europei. Non è un caso che il Parlamento europeo all'inizio degli anni 90 abbia deciso di dedicare il suo palazzo a Altiero Spinelli, per dire appunto in che misura il palazzo del Parlamento europeo era il palazzo della personalità che più delle altre in qualche modo fatto in modo che il Parlamento europeo svolgesse un ruolo all'interno del sistema istituzionale europeo. Quindi abbiamo fatto questa piccola maratona da un punto all'altro di Bruxelles, e mentre poi ci sono state anche altre iniziative, so che ieri anche è stato ricordato Spinelli in quella lapide che è stata messa a via ufficio del vicario, dove Spinelli è nato nel 1907, e Spinelli ironicamente diceva: il mio cammino in qualche modo mi ha consentito di tornare dopo 70 anni nello stesso luogo dove ero nato nel 1907, quando è entrato nel palazzo della Camera dei Deputati nel 1977-76, quando divenne poi presidente del gruppo misto della Camera. Io sono stato accanto a Spinelli durante gli anni del Parlamento europeo e ieri abbiamo fatto un altro dibattito a cui ha partecipato anche Luisa con Radio Radicale, e ho ricordato che quando Spinelli ha lanciato l'iniziativa del coccodrillo nel 1980, in fondo anche allora ci ritroviamo di fronte a delle sfide che sono le stesse, identiche, alle quali noi dobbiamo dare una risposta oggi. La prima sfida era quella di rendere l'Europa più democratica. Nel 1980 il Parlamento europeo aveva un potere soltanto consultivo, con soltanto due poteri di carattere negativo: quello di dare la censura alla Commissione e quello di respingere il bilancio. Il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale nel 1979, non aveva altri poteri, salvo quello di essere consultato dal Consiglio dei Ministri. E quindi il tema centrale della battaglia di Spinelli, che in qualche modo la portò avanti perché ci si rese conto che in quel momento o noi cambiavamo la realtà del sistema europeo, non saremmo stati in grado di dare delle risposte a delle sfide essenziali, era quella di democratizzare l'Unione Europea. La seconda sfida, che è quella che è al centro uno dei dibattiti essenziali di cui si discute proprio in queste settimane e in questi mesi, è quella del bilancio dell'Unione Europea, quella che oggi chiamiamo la capacità fiscale dell'Unione Europea. Vorrei anche ricordare che Altiero Spinelli fu nel 1981 il relatore del Parlamento Europeo per quanto riguarda il primo rapporto del Parlamento Europeo sulle risorse proprie. Siccome oggi si parla molto di Eurobond, gli Eurobond si ritrovano fra una delle proposte che Spinelli mise nel suo rapporto sulle risorse proprie del 1981. Il secondo tema, appunto, la sfida, il primo era la democrazia, il secondo era quello che chiamiamo oggi la capacità fiscale dell'Unione Europea, e che era invece legato al tema del bilancio con lo scontro del Consiglio che avvenne proprio in quegli anni. Il terzo tema era quello della costruzione di modificazione sul continente. Già nel 1980 si cominciarono a percepire dei forti scricchiolii nel sistema dell'imperialismo sovietico. Se voi leggete il diario di Spinelli, voi leggerete qua e là quanto Spinelli avesse in qualche modo previsto la caduta dell'impero sovietico e la necessità in qualche modo di aprire l'Europa all'unificazione del continente. E il terzo tema è quello del ruolo dell'Europa nel mondo. Mi ricordo l'impegno di Spinelli anche per la lotta alla fame nel mondo, il tema in particolare della questione dei rapporti col continente africano. Allora
legato a queste quattro tematiche nasce l'inizieria del coccodrillo, che, come ha ricordato Brandon Benifei, è l'inizieria nella quale Spinelli spinse il Parlamento europeo, che inizialmente era molto reticente. All'inizio, in quella cena che facemmo al ristorante del coccodrillo, i deputati presenti erano soltanto 9. Tra l'altro, uno dei 9, vale la pena ricordarlo, si chiama Stanley Johnson, che è il padre di Boris Johnson, l'attuale primo ministro britannico, in cui il comune di Ventotene e il comune di cui sono originario in Calabria hanno deciso di dare a Stanley Johnson la cittadinanza onoraria, perché Stanley Johnson ha detto voglio rimanere cittadino europeo e ha chiesto la cittadinanza francese, per dare un segnale in qualche modo molto diverso da quello del figlio che è primo ministro inglese. Allora dicevo che all'inizio i deputati che lo sostennero in questa iniziativa erano soltanto 9, poi questa platea si è andata allargando, sapendo, come diceva Spinelli, che i federalisti erano una minoranza nel Parlamento europeo, e però Spinelli era convinto che gli immobilisti erano anche loro una minoranza e che avrebbero vinto quelli che sarebbero stati in grado di conquistare la palude, cioè una gran parte del Parlamento europeo che non sapeva ancora bene quale strada prendere. E ha vinto Spinelli perché il gruppo del coccodrillo è stato in grado di conquistare la maggioranza della palude, ed è per questa ragione che il progetto Spinelli il 14 febbraio del 1984 è stato approvato poi a larga maggioranza, fra l'altro con il voto favorevole della grande maggioranza dei conservatori inglesi, che non rispettarono l'ordine della signora Thatcher di votare contro un testo che aveva in qualche modo un sapore federalista, anche se la parola federalista nel progetto dell'84 non c'era. Allora, se voi rileggete quel testo del 1984, voi vi renderete conto che molte delle cose che fra l'80 e l'84 erano considerate un'utopia, il potere di condizione del Parlamento europeo, la cittadinanza europea, il tema di un'Europa fatta fra chi ci sta, l'articolo 82 del progetto Spinelli e tante altre cose, il tema per esempio del rispetto dello Stato di diritto, che è scritto negli articoli 4 e 44 del progetto Spinelli e che poi si è ritrovato soltanto in parte nel Trattato di Amsterdam e poi nel Trattato di Lisbona. Una parte importante del progetto Spinelli è stata inserita nei trattati successivi, Atto Unico, Maastricht, Amsterdam, Nizza e Lisbona, ma soltanto una parte, perché la sfida di fronte alla quale noi ci troviamo oggi è quella di completare il processo avviato dal Parlamento europeo nel 1984, perché l'Unione Europea di oggi è incompleta perché la democrazia è ancora incompleta, non abbiamo ancora un governo europeo, non abbiamo una vera capacità fiscale dell'Unione Europea, non abbiamo ancora una politica estera e della sicurezza che sia unica e non soltanto comune, diciamo. E allora bisogna riprendere quel cammino, e ha ragione Brando Benifei quando ci dice che quel cammino può essere ripreso soltanto attraverso il ruolo costituente del Parlamento europeo, che il Parlamento europeo della prima legislatura seppe in qualche modo avviare tra l'80 e l'84. Allora spetta a noi utilizzare la conferenza e spetta a noi decidere se questa conferenza può essere un successo o un fallimento. Può essere un successo se noi ci impegneremo in questo strumento, in questo spazio nuovo della conferenza, che è un luogo di incontro fra la democrazia partecipativa e la democrazia rappresentativa, in cui non c'è mai stata un'iniziativa di questo genere, perché la convenzione di Giscard ascoltò i cittadini, ma non era un luogo nel quale i cittadini discutevano su un piede di uguaglianza con i rappresentanti delle istituzioni. È un'occasione più unica che rara in qualche modo di avere uno spazio pubblico nel quale ci sia questa possibilità di incontro fra i cittadini e le istituzioni. E allora sta a noi in qualche modo far sì che all'interno di questa conferenza emerga questo consenso sull'idea che sia il Parlamento europeo, che è l'unico che può dire noi a nome dei cittadini europei che ci hanno eletto, e non è un caso, come dicevo prima, il Palazzo di Bruxelles si chiama Altiero Spinelli e che tutte le sessioni della conferenza si svolgono a Strasburgo, perché è il Parlamento europeo che rappresenta in qualche modo, come dice Spinelli, la cittadella della democrazia europea. Allora sta a noi in qualche modo far sì che questa conferenza sia un successo e non un fallimento, e dobbiamo insistere su questo, vorrei concludere, sull'idea che finita la conferenza non possiamo lasciare soltanto alle istituzioni il compito di decidere. Io credo che noi cittadini dobbiamo insistere sul fatto di mettere in piedi un sistema di monitoraggio del modo in cui le istituzioni daranno delle risposte alle conclusioni a cui arriverà la conferenza.
E quindi, per esempio, la piattaforma non deve chiudersi a primavera del 2022, la piattaforma deve rimanere in piedi per dare la possibilità ai cittadini di controllare il modo in cui le istituzioni daranno delle risposte alle esigenze che i cittadini avranno in qualche modo rivendicato durante i lavori della conferenza. Questo lavoro di monitoraggio e di controllo è essenziale dal punto di vista per far sì che le istituzioni, in particolare il Parlamento europeo, siano coerenti con l'idea appunto di avviare, dopo la fine della conferenza, un processo costituente che ci consenta di completare l'Unione Europea, completandola con tutte quelle cose che stavano nel progetto Spinelli del 1984 e che non hanno trovato ancora adeguata collocazione nei trattati successivi. Allora spetta a noi. Spinelli diceva che il suo non era un invito a sognare, come ha detto Bando, l'idea di Spinelli non era un sogno, ma era una cosa molto concreta, l'ho detto più volte, Spinelli era un invito a operare, che fra l'altro era collegato anche al principio che bisognava mettere insieme il pensiero e l'azione. Spinelli era uno stesso uomo di pensiero e uomo di azione. Allora sta in qualche modo a noi lavorare perché sia completato quel cammino iniziato dal Parlamento europeo nella prima legislatura, perché nel futuro trattato siano messe tutti quegli elementi di carattere federale che ancora non hanno trovato una giusta collocazione nel sistema dell'Unione, perché soltanto in questo modo che l'Unione sarà in grado di dare delle risposte alle sfide del XXI secolo, che in buona parte sono le stesse sfide di fronte alle quali noi ci trovavamo nel 1980, quando la comunità europea era in crisi e quando c'era quel conflitto di cui ha parlato Brando Benifei tra il Consiglio e il Parlamento europeo. In quel conflitto il Parlamento europeo ebbe il coraggio in qualche modo di agire e di muoversi contro la linea immobilista del Consiglio dei governi nazionali. E questa è la strada che noi dobbiamo percorrere, e sta a noi, come dicevo prima, far sì che questo anno che ci porterà fino alla primavera del 2022 sia un anno nel quale questo spazio pubblico della conferenza sia un anno all'interno del quale noi saremo in grado in qualche modo di consentire al Parlamento europeo di svolgere quel ruolo di leadership che lo stesso Parlamento europeo ha inserito del resto nella risoluzione del gennaio del 2020, quando ha rivendicato in qualche modo questo suo ruolo essenziale. Questo è il nostro ruolo di federalisti ed è nella direzione in cui è andato quell'appello dell'Unione Europea dei federalisti firmato anche dal Movimento Europeo Internazionale. Grazie di questa iniziativa e buon lavoro a tutti noi e a tutte noi. Grazie Virgilio anche del ricordo di tutta questa battaglia di Spinelli dentro al Parlamento, del suo percorso in commissione eccetera. Dar la parola a Luisa Trumellini, segretaria generale del Movimento Federalista Europeo. Mi piace ricordare due aspetti della battaglia di Spinelli che in qualche modo sono particolarmente incarnati dal Movimento Federalista. Il primo, che Spinelli nel manifesto di Ventotene individua come dire la nuova linea di divisione tra progresso e razione, tra chi si batte per costruire la federazione europea e chi rimane nel piano nazionale. Per molti decenni è sembrato che questa divisione fosse propria soltanto dei federalisti che su questa si distinguevano, e oggi sta diventando invece una linea di divisione sempre più rilevante nella politica europea e nazionale, perché il processo è arrivato a un punto in cui questo è il nodo dirimente anche per le altre forze politiche. E dall'altra, come la rivendicazione costituente di Spinelli, che ha sempre caratterizzato anche il movimento federalista, che continua a essere appunto uno degli elementi del pensiero di Spinelli che con più difficoltà riesce a farsi largo nel dibattito e di cui i federalisti si sono sempre fatti promotori. Grazie Roberto, grazie di questa iniziativa e grazie dell'invito. Cerco di rispondere alle tue domande ricordando, sì, Spinelli, come insomma Virgilio ci ha appena lasciato un ricordo estremamente vivo, estremamente partecipato e sentito, che poi è il sentimento che tutti noi federalisti nutriamo. Spinelli è entrato nella storia, Spinelli ormai è un padre dell'Europa, quindi è una figura che ovviamente ispira al di là dei federalisti europei, però è per noi che cerchiamo insomma di continuare la sua opera,
è l'iniziatore sia di una battaglia politica, sia il fondatore del movimento che ha permesso di rimanere sul campo anche in momenti in cui il federalismo europeo, la proposta della federazione europea sembrava un po' scomparire dall'orizzonte della politica. Ecco, come ricordavi tu, uno dei suoi punti cruciali è stato proprio quello di mettere in evidenza la crucialità e soprattutto la precondizione della creazione di uno Stato federale sovranazionale in Europa per le battaglie del progresso, per le battaglie di tutti i campi della democrazia, della libertà, della giustizia sociale, come fosse la condizione addirittura per il nostro continente per non ricadere nelle vecchie aporie del passato che portavano in crisi, mettevano in crisi la democrazia e portavano alla rinascita delle forze della reazione intese nel senso più bieco. Ed è quello che noi abbiamo anche sperimentato nei momenti di crisi dell'Unione Europea di questi anni recenti, quando l'Unione, rifiutando in qualche modo di prendere atto dell'insufficienza del suo sistema istituzionale, quindi della sua capacità anche di intervento politico, di risposta politica alle crisi, ha mantenuto rigido questo modo di lavorare che di fatto non riesce a rispondere ai problemi, alle sfide e quindi va ad alimentare tensioni, divergenze tra gli stati stessi e alimenta all'interno degli stati la rinascita del nazionalismo. Quindi quando Spinelli poneva questa linea nuova di frattura tra la reazione e il progresso, dava un modello, io non lo so quanto ancora le forze riescono a farlo proprio, le forze politiche, ma sicuramente, cioè, nel senso vero della parola, Spinelli pensava, come dice con molta chiarezza nel suo manifesto del 57, dice: i federalisti hanno qualcosa di originale da dire e da fare se hanno il coraggio austero di non volere essere altro che costruttori del potere politico federale europeo. Questa era, nel senso proprio più fondamentale per Spinelli, la vera divisione. Le forze politiche, e lo sappiamo, la ragione per cui è stato creato un movimento non partitico di dimensione sovranazionale, esterno alla logica della lotta politica nazionale e in generale della conquista del potere, anche di quelle parti di potere europeo che si sono poi col tempo nel processo create, è proprio per poter rimanere concentrati su questo obiettivo. Questo è quello che le forze politiche devono avere, diciamo, come punto di riferimento di orizzonte. Non riesce ad essere il loro quadro di azione, non può esserlo, perché sono forze che devono governare a livello nazionale, governare nei livelli subnazionali, devono avere una logica anche appunto di partecipazione politica anche a livello europeo, dentro al Parlamento con le dinamiche. Però è chiaro che le forze del progresso si identificano con l'idea di rafforzare il quadro europeo e di agire per dentro un quadro europeo rafforzato e per un quadro europeo rafforzato. Quindi in questo senso sì, questo dimostra che è venuto il tempo del federalismo europeo e che il vento della storia soffia nelle vele del federalismo europeo. Questa è la nostra grande occasione in questo momento, è un momento preparato dalle battaglie del passato, da battaglie grandiose di cui appunto abbiamo ricordato quelle di Spinelli, portate avanti all'interno anche poi del Parlamento europeo, la sua ultima battaglia. Ecco, l'MFE ha voluto, è stato, diciamo, l'organizzazione politica che ha pensato e si è battuta e ha creato le premesse per la possibilità dell'elezione diretta del Parlamento europeo, proprio con la consapevolezza che si metteva un elemento di politica nella storia andasse a creare delle dinamiche che permettevano da un lato di sviluppare una logica appunto di partecipazione democratica e, nell'interpretazione alta che ne ha dato Spinelli, appunto anche di avocazione a sé del potere costituente, quindi del diritto di esercitare questa funzione sommamente democratica e fondante di un ordine democratico di natura statuale federale in Europa.
Mi allaccio così anche al tuo tema sulla spinta costituente. Sulla spinta costituente, io che questo tema è estremamente complesso perché il processo europeo ha preso delle strade molto anomale rispetto ai processi politici normali, anche di fondazioni di comunità politiche nuove, dove in genere si parla appunto di cambiamenti di regime, di intervento quindi del potere costituente del popolo in un quadro però di comunità dato. E questo era anche il tentativo che si è fatto inizialmente, che i federalisti hanno fatto inizialmente. Non dimentichiamo che appunto l'impronta, l'imprinting proprio del movimento federalista e della lotta federalista l'ha data Spinelli con la battaglia del Congresso del Popolo Europeo, cioè con questo tentativo radicale di contestare la strada presa dai governi nazionali di una integrazione. Creando un mercato e quindi neanche di natura economica derivata dalla creazione del mercato, e invece una contestazione radicale, appunto, contrapponendo un metodo democratico costituente dal basso e appellandosi a un po' al popolo europeo, perché rivendicasse la propria identità e il proprio diritto allo Stato federale, alla Federazione Europea. La strada che ha preso il processo europeo ha reso più complessa in qualche modo l'esercizio di questo potere, che sicuramente adesso si incarna, insomma, o può essere fatto proprio dall'azione del Parlamento europeo. Io magari vi rimando, perché è un dibattito interessante che c'è stato la settimana scorsa, il 19 maggio, sulla piattaforma di Stroncature con la rivista Il Federalista tra Salvatore Aloisio e Giulia Rossolillo, che hanno fatto un'analisi e hanno approfondito questo tema in modo che a me sembra molto utile, cercando di vedere come in concreto il fatto che si vadano a formare degli elementi di passaggio dal sistema attuale ad un sistema federale possa concretizzarsi poi in questo processo. Oggi con la conferenza in qualche modo il quadro si chiarisce e si rende anche favorevole. Il Parlamento europeo non ha mai più esercitato quella funzione, ha fatto qualche pallido tentativo nelle legislature subito successive alla prima, nella seconda, con qualche strascico successivo, ma poi non ha più cercato di esercitare questa funzione. Oggi c'è un risveglio, proprio per le ragioni che dicevamo all'inizio, del fatto che l'esigenza insomma, trasformare quest'Unione Europea da un sistema che è stato concepito attorno al progetto del mercato in un vero progetto politico. Questa esigenza ormai è talmente evidente, la pandemia poi ha fatto fare anche i passaggi che sappiamo in questa direzione, quindi aprendo anche un po' la strada. Il Parlamento accompagna, diciamo, questo momento con sicuramente un risveglio e una volontà che ancora non credo possa essere maggioritaria, ma è consistente e si è anche tradotta in posizioni già molto importanti politicamente e chiare sotto questo aspetto. E la conferenza va a incontrare e a sostenere quindi questa ambizione del Parlamento europeo. È un processo, magari ne parleremo poi dopo per non esaurire tutto in un primo intervento, ma va a incontrare un tentativo, un esperimento di democrazia reale, come ricordava prima Virgilio, è un esperimento nuovo ma reale di democrazia e soprattutto io insisto sul fatto che è un modo per cercare di innescare un vero dibattito sui territori, tra i cittadini, con le forze politiche, nelle istituzioni locali e di metterlo poi in questa grande piazza virtuale che è la piattaforma, perché possa essere innanzitutto messo a confronto e diciamo convogliato, ma poi possa mandare direttamente, come la conferenza prevede, i suoi messaggi chiari e netti ai rappresentanti dei cittadini e anche rappresentanti istituzionali e ai panel dei cittadini chiamati a discutere su questi temi.
Quindi sì, lì il ruolo del Parlamento poi diciamo, nell'essere in qualche modo anche supportato da questo processo per aprire quel conflitto che Brando Beniferi chiamava all'inizio con le forze, con i paesi contrari e riuscire a innescare un processo politico in cui i passaggi fondamentali di riforma dei trattati, quelli come ricordava Virgilio, l'articolo 71 del trattato Spinelli sul finanziamento dell'Unione Europea, quindi sull'embrione di autonomia politica, e l'articolo 82 sulla ratifica a maggioranza, che poi è quello che fa il vero passaggio dalla possibilità di far evolvere un trattato in una vera Costituzione, slegandolo dall'idea dell'unanimità. Ma insomma, stiamo entrando in tanti campi complessi, ti lascio con le domande districare un po' delle questioni messe in campo. Grazie Luisa, ma io nel secondo giro chiederei a Virgilio una cosa in particolare, cioè la grandezza di Spinelli è stata anche quella di aver saputo esercitare un'egemonia politica e culturale che ha, come dire, fatto sì che in Italia si sia consolidata una posizione favorevole all'integrazione europea in tutta la classe politica, ma non solo, c'è cioè anche una classe dirigente politica, economica e culturale del paese in quella che oggi viene chiamata la Prima Repubblica. E lo vediamo anche appunto nella capacità di Spinelli in fasi diverse anche di creare istituzioni di natura diversa, come un movimento politico, come il Movimento Federalista, un think tank come lo IAI, e contribuire alla fondazione associazione culturale come il Mulino, che ha avuto un ruolo particolarmente rilevante nel panorama culturale, in particolare politico e economico italiano. Ecco, qual è quindi la sfida e le modalità con cui i federalisti oggi, e quindi in particolare il Movimento Europeo, il Movimento Federalista Europeo, possono raccogliere questo compito che in qualche modo di cui devono farsi carico di riuscire a esercitare un'egemonia sulla classe dirigente politica, economica e culturale da un punto di vista della politica europea, ora che il processo è andato avanti e che, come dire, è più difficile esercitarla perché è diventato più divisivo il tema europeo rispetto a quello che era in passato, perché anche all'interno dei sistemi politici nazionali questa frattura tra chi è favorevole all'integrazione e chi è contrario sta diventando politicamente saliente anche a livello poi elettorale, di campagne, di dibattito pubblico, eccetera. Virgilio, a te la parola. Sì, intanto Spinelli è stato per molti anni un punto di riferimento essenziale nel mondo politico italiano fino a pochi anni dopo la sua morte, insomma, fino agli inizi degli anni 90. Non c'era nessun uomo, nessuna donna politica. Purtroppo le donne in politica allora ce n'erano di meno, non c'era molto rispetto, diciamo così, dell'equilibrio di genere. Ma ha avuto una forte influenza sul mondo politico italiano. Ricordo che Andreotti, quando morì Spinelli, scrisse un articolo sulla rivista su cui scriveva regolarmente, diceva: quando il governo si univa, vivo Spinelli, o i ministri ogni volta che pigliavano decisioni su materie europee dicevano quale sarà l'opinione di Spinelli su questa decisione che stiamo prendendo. Quando è morto Spinelli, dice, non sentiamo più in qualche modo questa pressione che veniva in maniera costante da Spinelli sul mondo politico italiano. Oggi questo ruolo è svolto dalle organizzazioni federaliste, voglio dire, l'appello di cui tu hai fatto riferimento è in qualche modo la dimostrazione della capacità delle organizzazioni federaliste di svolgere questo ruolo di egemonia culturale, prima che politica, su un mondo politico italiano di cui, salvo alcune frange immobiliste, l'abbiamo sentito oggi con il video di Di Maio, ma insomma c'è una parte importante del mondo politico italiano che in qualche modo fa riferimento a questa egemonia culturale che è quella che è svolta dalla cultura federalista. Questo in parte comincia a esserci anche a livello europeo, cioè io lo vedo, giustamente ha ricordato Luisa Tromellini, che il Parlamento europeo dal 1984 in poi non ha più avuto questa capacità di forza politica di riprendere in mano l'iniziativa costituente, su cui era stato sollecitato del resto dallo stesso Spinelli. Vorrei ricordare che nell'ultimo discorso
che ha fatto Spinelli in aula del gennaio del 1986, disse ai parlamentari europei: dobbiamo uscire di nuovo in mare aperto, facendo riferimento in qualche modo a molte cose che Spinelli ha detto nel corso della sua carriera politica. Purtroppo il Parlamento europeo dal 1986 in poi non ha avuto questo coraggio, questa capacità di visione, questa forza politica e anche culturale di uscire di nuovo in mare aperto. Cioè, iniziative costituenti come quelle che ci sono state nella prima legislatura non ci sono state. Però cominciano a esserci nel Parlamento europeo delle forze politiche e dei parlamentari che cominciano a pensare in questa logica. Penso per esempio ai Verdi tedeschi. È molto probabile che i Verdi tedeschi assumeranno un ruolo importante dopo le elezioni del 26 settembre. In materia di capacità fiscale dell'Unione Europea, se c'è qualcuno nel Parlamento Europeo che ha assunto delle posizioni molto avanzate dal punto di vista della capacità fiscale, questi sono proprio i Verdi tedeschi al Parlamento Europeo e al Bundestag. È una fetta in qualche modo del Parlamento Europeo che va in quella direzione, quindi questo non è una cosa marginale, questo fatto. Allora bisogna avere questa capacità di egemonia anche nei confronti del Parlamento Europeo, sapendo, come dicevo prima, che i federalisti sono una minoranza, ma anche gli altri sono una minoranza, anche gli immobilisti sono una minoranza, quindi non ci deve spaventare il fatto che oggi, in qualche modo, se noi dovessimo fare un censimento di quanti sono i parlamentari federalisti del Parlamento Europeo, ci renderemo conto che sono una minoranza, ma anche gli altri sono una minoranza, e fra l'altro gli altri sono molto più divisi fra di loro di quanto siano quelli che si ispirano in qualche modo a un approccio europeista. Allora questo in qualche modo ci dà la speranza di considerare che quell'egemonia che ha svolto Spinelli nel Parlamento Europeo, essendo in grado anche di in qualche modo di utilizzare quella sua capacità di contatti, giustamente tu hai fatto riferimento al mulino, negli anni 60 con il mulino Spinelli aveva tessuto una rete di relazioni con leader politici europei, penso per esempio a Willy Brandt, che fu un parlamentare europeo molto importante dal punto di vista dell'impegno di una parte dei socialisti europei a sostegno di Spinelli, ma come lo furono anche dei liberali o come dei popolari europei. Il mulino è stata la fucina di questo incontro fra varie culture, no? L'universalismo cattolico, il cosmopolitismo liberale e l'internazionalismo socialista e anche comunista. Il mulino, questo è stato l'incontro fra queste tre culture che all'inizio erano tutte e tre culture di carattere transnazionale o sovranazionale, come potremmo dire. Allora Spinelli ha avuto questa capacità di egemonia nel Parlamento Europeo attraverso questo lavoro che ha fatto, e io credo che questo ruolo oggi non può che essere svolto dalle organizzazioni federaliste nel loro insieme, ed è per questa ragione che noi conteremo qualcosa nel ruolo che il Parlamento Europeo svolgerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni fino alle elezioni europee del 2024, mantenendo in piedi quel punto che ha ricordato Luisa, cioè quell'articolo che noi chiamavamo la bomba del progetto Spinelli. Dice: questa è la bomba finale, che è l'articolo 82, quella di dire questo progetto deve entrare in vigore, come diceva Mitterrand, entre ceux qui voudront. E fra l'altro vorrei aggiungere un'ultima cosa, che l'idea di Spinelli, fondata sulla Convenzione di Vienna, è che il suo progetto dovesse essere inviato non ai governi nazionali, ma dovesse essere inviato direttamente ai parlamenti nazionali sulla base degli articoli 10 e 11 della Convenzione di Vienna, chiedendo loro di ratificarlo, perché la Convenzione di Vienna consente di ratificare un trattato senza la firma dei governi nazionali, gli articoli 10 e 11 della Convenzione sui trattati. E l'idea di Spinelli è che l'interlocutore del Parlamento Europeo fossero i parlamenti nazionali, non i governi. E quindi l'obiettivo del Parlamento Europeo era di rivolgersi, purtroppo non avemmo tempo a quel tempo, perché il trattato fu approvato nel febbraio dell'84, avevamo soltanto 3 mesi di tempo per andare a visitare il Parlamento tedesco, quello italiano e quello belga, che dissero tutti e 3 sì al progetto Spinelli. Purtroppo non avevamo tempo di visitare gli altri 7 parlamenti nazionali, altrimenti forse la storia dell'Europa sarebbe andata in termini diversi. Però ecco, il rapporto che si deve instaurare nella conferenza, oltre alla società civile, è il rapporto fra parlamentari europei e parlamentari nazionali, che appartengono tutti alle stesse culture politiche, quella cristiana, quella socialdemocratica e socialista e quella liberale.
perché fanno parte in qualche modo degli stessi ambienti culturali. Questa è la sfida che deve essere giocata nella conferenza, deve essere quella anche del dialogo fra parlamentari e parlamentari nazionali, che è quello che avrebbe voluto fare Spinelli se gli fosse dato il tempo di giocare questa sfida anche di carattere democratico rappresentativo. Grazie Virgilio, e da questo punto di vista credo che sia molto importante anche il fatto che il gruppo Spinelli sia riuscito ora ad articolarsi non solo a livello europeo ma anche all'interno di molti parlamenti nazionali proprio in quest'ottica. E su questo vorrei chiamare in causa Luisa anche rispetto a un altro punto, cioè rispetto ai tempi del progetto Spinelli comunque il processo è andato avanti. Una serie di elementi di quel trattato, di quel progetto Spinelli sono entrati nella realtà dell'Unione, la codecisione, ma anche la moneta unica e così via. E quindi oggi, in un certo senso, siamo meno lontani da un punto di vista istituzionale dal riuscire a fare il salto federale, perché alcune competenze che nell'84 non c'erano, alcuni poteri, in particolare in campo monetario, e alcuni meccanismi istituzionali, cioè il superamento dell'unanimità che nell'84 non c'era da nessuna parte e che oggi l'unanimità invece è ancora presente, ma non è più la regola universale, anche se continua a bloccarci su temi fondamentali, come dire, è una sfida in cui partiamo da un punto di partenza migliore. E su questo credo sia interessante, vorrei il tuo parere sulle dichiarazioni dei candidati alla cancelleria tedesca, che in un confronto sulla politica europea tutti quanti si sono detti favorevoli al superamento dell'unanimità. Per adesso rispetto alle politiche dell'Unione e non rispetto anche alla ratifica dei trattati, appunto l'articolo 82 che avete richiamato, ma intanto inizia a essere messo a fuoco qual è uno, non l'unico, ma certamente uno dei problemi istituzionali dell'Unione che va superato per riuscire ad arrivare a una vera federazione. Allora, se no, riprendo magari anche alcuni degli spunti che hai dato nel porre la domanda, perché credo che sia importante ragionare sul punto in cui si trova oggi l'Unione rispetto anche a quando nell'84 il progetto di Spinelli è stato approvato dal Parlamento, cosa è stato ripreso e cosa non è stato ripreso, come siamo più avanti e in che misura. Allora, sicuramente il grande passaggio, ed è un passaggio di enorme sostanza, è quello dell'unione monetaria. È stato quello che ha unito in qualche modo un'esigenza legata al completamento del progetto del mercato unico, allo sviluppo del progetto del mercato unico, a un momento politico drammatico come la caduta del muro, drammatico in senso positivo, ma dirompente, la caduta del muro di Berlino, quindi la fine della divisione dell'Europa in due blocchi contrapposti e poi l'implosione dell'Unione Sovietica e la fine del mondo, della divisione del mondo in due blocchi contrapposti. E sappiamo che l'euro, che era partito insomma come richiesta più legata al progetto del mercato nella proposta iniziale francese dell'88, è diventato poi un progetto politico per ancorare la consistenza dell'Unione Europea, rendere un'interdipendenza così forte da riuscire a reggere gli urti in qualche modo dei venti di disgregazione che in quel momento lo sconvolgimento politico globale comunque portavano, con la rinascita dei nazionalismi, dei micronazionalismi, eccetera, reggere l'urto della riunificazione tedesca e così via. Sappiamo che però quello che è seguito, insomma, questa scelta che non si è riuscita già da allora ad accompagnare a quelle che si sapeva essere le parti necessarie dell'unione di bilancio, l'unione sociale, l'unione economica, l'unione politica, perché poi di fatto di questo si parlava parlando di unione monetaria. E sappiamo che l'idea che presto le istituzioni, contenuta anche nel trattato di Maastricht e nel processo che ha accompagnato Maastricht, che le istituzioni delle unioni potessero evolvere rapidamente per andare a completare appunto queste unioni attorno all'unione monetaria, poi non è avvenuto e si è in realtà aperto un processo che è stato, con l'allargamento pensato
perché pensato in quei termini, non l'allargamento in sé, ma pensato come alternativo rispetto all'approfondimento politico, voluto come progetto alternativo rispetto all'approfondimento politico, con l'idea appunto della creazione di un mercato che è effettivamente stato il più grande mercato a livello mondiale, con le norme anche senza... Il progetto politico aveva una sua importanza, ma era un progetto alternativo all'idea di un'Europa politica. E quindi l'Unione Europea ha anche dovuto, proprio perché allargava anche le sue ambiti di competenza, interventi, il progetto del mercato unico portava con sé più l'unione monetaria, ovviamente un grande rafforzamento della presenza e delle politiche dell'Europa, ma sempre lasciando la sovranità e il governo politico agli Stati membri. Questa è stata la radice, insomma, della maggiore presenza e forza degli stati, dei governi nazionali nel funzionamento dell'Unione Europea e nell'ambito appunto il cosiddetto rafforzamento del sistema intergovernativo, che poi ha nel Consiglio Europeo, questo è nello sviluppo e nel peso che il Consiglio Europeo ha preso nel quadro dell'Unione Europea, il suo punto cardine. Quindi è verissimo che siamo di fronte a un'Unione Europea che ha avuto uno sviluppo molto forte, ma è stato uno sviluppo molto squilibrato, squilibrato proprio per le ragioni che adesso menzionavo. E questo fa sì che il passaggio politico non sia più semplice, a mio parere, anche se costruisce su una base, ripeto, molto forte di potere europeo, che è la moneta, e questo è un fatto che rende effettivamente... Tra l'altro chiama la necessità in particolare del passaggio dell'unione fiscale, cioè nel senso della creazione di un bilancio federale, chiama la necessità di una democratizzazione dei meccanismi appunto della nascita di un'unione economica e di un'unione politica, nel senso dei meccanismi appunto poi di gestione e di controllo del bilancio. Quindi c'è sicuramente una spinta oggettiva nell'evoluzione dell'Unione Europea, c'è una spinta oggettiva forte alla necessità di fare dei passaggi federali forti, ulteriori, di natura politica questa volta. Quindi oltre al semplice passaggio di natura monetaria che è stato fatto, che è politico in senso lato, ma che non investe il potere politico. E questo è sicuramente il nostro elemento di forza in questo momento, come il nostro elemento di forza l'evidente insufficienza e l'evidente impotenza del sistema intergovernativo nel gestire le crisi dell'Unione Europea. Ma il sistema si è fatto estremamente farraginoso, estremamente complesso, sicuramente sono cambiati gli atteggiamenti di alcuni degli Stati membri, il dato politico non può essere trascurato, perché il fatto che la Germania fosse stata, diciamo, paladina, interessata, insomma, coincideva col suo interesse, l'espansione ad est ha spostato, e la riunificazione, le due cose insieme, hanno spostato il suo asse di interesse e hanno anche cambiato il suo atteggiamento nei confronti del processo di unificazione, insieme al fatto che la moneta non si accompagnasse a quell'unione politica che vagheggiava, anche se in termini non precisi, insieme al fatto che erano entrati paesi che spaventavano come l'Italia e che quindi il sistema, diciamo, di controlli intergovernativi dovesse essere molto potenziato per cercare di contenere i possibili danni collaterali dei comportamenti, insomma, di stati come l'Italia, che poi anche politicamente hanno confermato in qualche modo la loro fragilità e le paure di altri paesi in quegli anni. Tutto questo oggi è possibile che cambi nuovamente, perché ci sono stati dei cambiamenti in alcuni stati membri importanti. Sicuramente l'arrivo di Macron in Francia ha cambiato profondamente l'atteggiamento della Francia, e questo è stato un elemento essenziale, ma non è stato sufficiente a ricambiare la Germania. Lo si è visto nei tentativi falliti di Macron di trovare accordi su questi passaggi di natura appunto politica dell'Unione Europea e federale, in particolare sul bilancio, sul completamento dell'Unione Monetaria,
che sono falliti, insomma, nel momento in cui ha cercato di coinvolgere la Germania. Ci sono altri stati, stati del sud colpiti in particolare da una modalità di governo dell'unione monetaria insostenibile per questi paesi, e quindi i paesi come la Spagna, la stessa Italia, che nel momento in cui in questo momento ha un governo totalmente consapevole, in particolare nella sua guida, del peso dell'Italia in questo processo, dell'interesse dell'Italia per l'evoluzione federale e del peso che l'Italia può avere per il successo di questo processo, questo è un altro elemento sicuramente positivo. Basta sotto questo aspetto il punto del passaggio, del superamento dell'unanimità, sicuramente è uno dei passaggi necessari e sicuramente non è il passaggio che da solo può fare la differenza. Perché questa è la storia anche della nascita delle federazioni, gli Articles of Confederation che ci ricordano come ci fosse il voto a maggioranza previsto dagli Articles of Confederation, che non riuscivano però a funzionare, nella misura in cui non ci sono degli elementi di potere autonomo europei che sono già stati creati, di potere politico europeo autonomo. Quindi sotto questo aspetto sicuramente il passaggio al voto a maggioranza e in particolare nei due settori assolutamente cruciali sono nella fiscalità e nella politica estera, ma devono accompagnarsi a dei poteri concreti al Parlamento europeo, cioè devono diventare proprio poteri e competenze dell'Unione europea. Questo è l'unico modo perché possano essere effettivamente esercitate poi come competenze e come capacità di creare l'embrione di potere autonomo europeo e di autodeterminazione autonoma a livello europeo. Questo è il punto cruciale. Se l'unanimità è soltanto, alla fine dell'unanimità, è soltanto un sistema decisionale all'interno di istituzioni in cui non cambiano altri elementi fondamentali di distribuzione dei poteri, questi si scontrano con la radice dei veri problemi, che è il fatto che il potere politico, proprio la primazia del potere politico rimane esclusivamente nelle mani degli Stati membri, e quindi il fatto che decidano a maggioranza poi si scontra con la necessità, cioè il fatto che sono loro stessi poi gli Stati contrari dovrebbero accettare di attuare in campi cruciali, quelli che adesso il trattato prevede non possano essere neanche sottoposti alle clausole passerella, perché vorrei ricordare questo fatto, no? Proprio per dimostrare che lì c'è un cuore di sovranità che resta agli Stati. Ecco, questo cuore di sovranità che resta agli Stati deve essere scardinato costruendo una vera sovranità europea anche in questi ambiti, ovviamente condivisa, stiamo parlando di un sistema federale in questo senso che non svuota gli Stati, ma semplicemente trasferisce quella parte di sovranità, dove allora il voto, la fine del voto all'unanimità, il voto a maggioranza, diventa il normale strumento democratico di governo di queste competenze, che però corrispondono a un potere autonomo a livello europeo, in particolare con poteri di attribuzione al Parlamento europeo, di esercitare questi poteri, queste competenze. Questo direi che è il punto del passaggio cruciale che noi dobbiamo riuscire, che noi in senso amplissimo, sostenitori di un'Europa federale, dobbiamo riuscire a vincere in questo processo in corso. Grazie, grazie Luisa. Alla luce di quello che avete detto, mi viene da riassumere tre cose che in qualche modo mi sembra possano essere un po' la summa delle vostre riflessioni, ma anche di quello che è stato poi l'azione, l'impegno di Spinelli. Cioè, come dire, da un lato spesso si dice che no, l'Unione Europea è un gigante economico, un nano politico e un verme militare, ma che se guardiamo bene questa affermazione in realtà significa che l'Unione è forte e gli Stati nazionali sono deboli. Perché laddove abbiamo condiviso, abbiamo creato una sovranità europea in campo economico, l'Europa è un gigante, laddove la sovranità l'abbiamo mantenuta ancora a livello nazionale, l'Europa è un nano, un verme. Cioè gli stati nazionali non sono in grado di affrontare le sfide in materia di politica estera, di sicurezza e difesa, che oggi in un mondo molto più turbolento che in passato, con crisi
in materia politica e di difesa tutto intorno a noi. Si è fatto il riferimento già Brando a quello che è accaduto in Bielorussia ieri, ma noi abbiamo crisi in Ucraina, in Siria, in Libia, abbiamo problemi con la Turchia, in Medio Oriente, Nord Africa e così via. Cioè l'Europa è circondata da instabilità e non riesce ad avere un ruolo, avere una politica estera di sicurezza, perché la sovranità in quei campi rimane nazionale. Il secondo punto, che mi sembra sia il nodo che avete messo in evidenza, è quello del governo europeo. Cioè la realtà è che la democrazia alla fine è la possibilità per i cittadini di scegliere il governo, e noi distinguiamo i sistemi democratici in parlamentari, presidenziali, semipresidenziali a seconda delle modalità con cui i cittadini scelgono il proprio governo. L'Europa, l'Unione ha un governo bicefalo, da un lato la Commissione, dall'altro il Consiglio europeo. E questa cosa non tiene, cioè abbiamo bisogno di un vero governo federale, quindi di un rafforzamento vero della Commissione in un governo federale che possa essere quel fulcro di vita politica, di potere politico cui Luisa faceva riferimento, e che permetta ai cittadini con il loro voto di come dire, esprimersi, di poter definire gli indirizzi politici della vita politica europea. E il terzo è in fondo il paradosso del nazionalismo, cioè non si è voluta scegliere la via federale della creazione di un'unità politica, di un'unità economica accanto all'unione monetaria, in nome del mantenimento della sovranità nazionale in queste materie. E il risultato è che quando poi sono arrivate delle crisi come la crisi del 2008, noi ci siamo trovati nel peggiore dei mondi possibili, cioè privi di una vera sovranità europea, ma in realtà privi anche di alcuna sovranità nazionale, perché la sovranità nazionale era inadeguata ad affrontare quelle sfide, troppo piccole, così come per la politica estera e sicurezza anche sul piano economico. E ce ne stiamo accorgendo ora con la pandemia, in cui gli stati sono stati costretti a creare di corsa degli strumenti europei per cercare di affrontare questa nuova sfida, nella consapevolezza che a livello nazionale sarebbe stato inadeguato. E qui tutto questo ci riporta in fondo, no, alle tre grandi riflessioni e battaglie di Spinelli, cioè il riconoscimento della crisi dello Stato nazionale e quindi la necessità della Federazione Europea e la continua battaglia per una vera democrazia europea con i cittadini al centro, sia nella fase costituente sia poi nella fase di identificazione dell'indirizzo politico attraverso un vero governo federale. E mi sembra che tutto quanto voi avete detto ci riporta in fondo a questi tre nodi, che saranno anche tre dei nodi fondamentali che la conferenza sul futuro dell'Europa dovrà affrontare, cioè i rispettivi ruoli, competenze e poteri tra il livello europeo e il livello nazionale, l'assetto istituzionale, quindi i poteri, in particolare il ruolo di governo rispetto alle competenze e ai poteri dell'Unione, e il ruolo dei cittadini nel definirli, che sono in fondo le sfide che tradizionalmente, sulla scorta del pensiero d'azione Spinelli, i federalisti portano avanti ormai da molti decenni, ma che attraverso la conferenza sul futuro dell'Europa possono diventare un po' il fulcro del dibattito politico europeo e del dibattito pubblico, visto come gli strumenti che la conferenza mette a disposizione dei cittadini. Da questo punto di vista noi come Euractiv faremo del nostro meglio per cercare di informare i cittadini rispetto all'andamento della conferenza, ai dibattiti che faranno parte sia nella plenaria sia attraverso una serie di attività come questa, perché anche questo webinar naturalmente è stato inserito dentro alla piattaforma digitale della conferenza sul futuro dell'Europa, come saranno gli altri webinar che come CESU, Euractiv, Centro Regionale Toscano del Movimento Federalista Europeo organizzeremo. Il prossimo sarà venerdì prossimo 28 maggio alle 17 sul recovery plan e la transizione ecologica, per riflettere su un'altra delle grandi sfide che abbiamo davanti, un'altra sfida che richiede appunto politiche europee ma anche un governo europeo. Quindi grazie ai nostri ospiti, grazie a Pier Virgilio D'Asto e Luisa Trumellini, ringrazio naturalmente anche Brando Benifei per i loro videomessaggi, Luigi Di Maio e David Sassoli. Spero che sia stata un'opportunità interessante per tutti coloro che ci hanno seguito, e l'appuntamento è a venerdì 28 alle 17 per discutere il recovery plan e transizione ecologica. Grazie a tutti e a tutti. Grazie. Grazie a te. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao Virgilio.